pronto, telegramma? Sì? Pronto? Claudio. Ciao, dimmi. Ascoltami. Volevo chiedere una cosa. Volevo sapere, ci sono divisioni fra di voi, come per esempio sappiamo ogni religione, ci sono divisioni fra di loro, come cattolici, protestanti, ortodossi. Sì? Volevo sapere in paganesimo, no? Sì. C'è questa divisione fra i gruppi? Sì. C'è, fra le persone? Sono... Fra le persone singole? No, 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 volevo dire c'è questa divisione grande, sì? Ognuno di... C'è questo divisione netto? Sì, però te la devo spiegare dall'inizio. Ti rispondo per radio. Poi volevo fare un'altra domanda. Sì, dimmi. Voi sul campo politico, no? Mm. Che funzione avete? Cioè, mi spiego meglio, prendete posizione nella politica oppure solo fate propaganda per, come si dice, per filosofia di paganesimo? Partecipate nella società come un'associazione politica che vuole... Beh, anche questo ti posso rispondere, sì. E allora metto giù e ascolto. D'accordo, grazie. Eventualmente lo richiami? Sì, se non riesco a capire bene. D'accordo, va bene. Ciao. Ciao, ciao. Allora, il discorso della divisione. Allora, il paganesimo è diverso da ogni altra struttura religiosa, specialmente la religione monoteista. Cioè, mentre nella religione monoteista c'è una verità, e le divisioni avvengono per l'interpretazione di quella verità, nel paganesimo non esiste una verità, cioè non esiste una concezione che sia vera e le altre false. Non esistendo questo, l'interpretazione della vita appartiene sempre alla singola persona, per cui esistono tanti paganesimi quanti sono le singole persone, perché ogni singola persona ha il suo modo di percepire il mondo. E il suo modo di percepire il mondo per lei è l'unico modo possibile. Perché questo? Perché nel paganesimo non esiste una verità, ma esiste un cammino di libertà, che è libertà della percezione, libertà del pensiero, libertà del proprio sapere, libertà della propria conoscenza, libertà della propria esistenza, che è libertà di costruire il proprio potere di essere, che non è la libertà mia che finisce dove comincia la tua, perché non è questo, questa non esiste da noi. È libertà di costruire se stessi. Ora, siccome ogni persona parte da un suo presupposto, da una propria situazione per costruirsi, il suo sentire pagano è diverso da un altro, per cui esistono tanti paganesimi quanti sono le persone. Dopodiché c'è chi si dice pagano e che vuole fare una religione tipo monoteista, ma per noi questi non esistono. Ognuno può usare il termine pagano e dire noi che adoriamo Odino siamo pagani. Vabbè, voi adorate Odino, però per me siete dei monoteisti, perché avete un Dio davanti al quale mettervi in ginocchio. Il paganesimo si differenzia appunto dalle religioni rivelate perché non ha una verità a cui sottomettere, a cui le persone devono adeguarsi, ma c'è un percorso di libertà della persona che deve costruire il proprio corpo luminoso, cioè la propria energia, per cui il proprio modo di affrontare la vita. Chiaramente esistono poi dei progetti che sono comuni, perché se io devo costruire delle situazioni sociali, delle situazioni di vita migliori possibile, chiaramente sarò insieme a delle persone per costruire delle condizioni di vita migliori possibile per tutte le persone. Perché? Perché più le persone sono forti, più i pagani diventano forti, riescono a raggiungere strati incredibili di libertà nella percezione, libertà dell'essere, libertà di costruire se stessi, tanto più io sono forte. Per cui questa è la concezione, diciamo così, pagana. Spero di essere stato chiaro. Cioè, non esiste una verità sul quale dividerci. Esiste già la divisione, cioè perché ognuno di noi percorre il proprio sentiero di libertà e l'unione è nel costruire le migliori condizioni per costruire questa libertà.
Per cui esiste di fatto delle divisioni già in sé. Per quanto riguarda il campo politico, allora, noi non abbiamo nessun partito, non appoggiamo nessun partito politico, noi non appoggiamo nessuna istanza governativa, eccetera. A noi quello che ci interessa sono le libertà sociali in cui costruire la libertà individuale. Per cui quello che noi premiamo è togliere ogni ostacolo allo sviluppo della persona. Per esempio, io non dirò mai a un cattolico: tu non devi adorare il tuo Dio. Cioè, un cattolico ha il diritto di adorare il suo Dio. Dov'è che io interverrò? Ciao Mario. Io interverrò affinché quel cattolico non imponga il suo Dio ai bambini, non imponga il suo Dio a chi non si può difendersi. Però io non dirò mai a un cattolico: tu non devi adorare il tuo Dio. E così a un musulmano, io non dirò mai a un musulmano: tu non devi adorare il tuo Dio. Però non posso accettare che tu imponga la morale del Corano o la morale della Bibbia al sistema sociale. Perché tu hai il diritto a seguire i tuoi dettami, hai la libertà di seguire i tuoi dettami, hai la libertà anche di suicidarti. Se io penso che seguire il cristianesimo è un suicidio, per esempio, tu hai la libertà di farlo, non sarò io a ostacolarti, però tu non estendi questo modo di essere, l'assoggettamento non lo estendi al sistema sociale. Pronto, Giramma? Ciao Fulvia! No, mi senti? Sì. Beh, niente, io volevo ritornare un attimo al discorso precedente, all'ultima telefonata. Sì. Niente, volevo solo consolidare quello che avevi detto, perché io ho fatto degli studi sull'intelligenza emotiva. Ecco, guarda, c'è una parte del nostro cervello chiamata sì. amigdala. Non so se hai mai sentito parlare dell'amigdala. Amigdala. No. Beh, comunque è interessantissimo lo studio che stanno facendo sull'amigdala, perché è la parte più remota del cervello umano, quella che va praticamente a niente, a quella che riguarda gli animali, praticamente il nostro passato. E hanno visto che gli istinti, le emozioni, i sentimenti arrivano prima da lei, prima che alla neocorteccia. Hai capito? Io l'ho trovata, se vuoi leggerti il libro, è Intelligenza emotiva di un certo Doleman. Non ti sento, guarda che non ti sento. Sì, Intelligenza emotiva? Aspetta un attimo che ti dico il nome dell'autore. Siamo un attimino. Pronto? Sì, dimmi. Sì, è Daniel Goleman. Daniel Goleman, edizione? Come? Edizioni, niente, io me la sono fatta arrivare per tramite, sai, quelle case che hanno tanti libri. Comunque è interessante perché, a parte il discorso che cos'è, perché può renderci felici, queste cose che ci vanno dietro, che sembrano così un po' decorative, diciamo, del discorso, è molto interessante quello che viene detto all'interno di questo libro. Ecco, perché proprio tutto ciò, anche per esempio il fatto che uno uccida un'altra persona, che tutti si chiedono ma come è successo, come ha fatto ad avere questo istinto così primordiale, perché tutte le nostre sensazioni e emozioni arrivano prima in questo remoto nido che abbiamo dentro il cervello, prima che alla neocorteccia. Ecco, comunque è interessante. Io volevo solo confermarti che noi viviamo del nostro passato e siamo tuttora pieni della nostra memoria cellulare, quindi dobbiamo fare i conti con questa cosa, non possiamo fare a meno, sì. Hai capito? Sono d'accordo con te. Ecco, va bene, ti saluto. Vieni in conferenza, Fulvia. Come? Vieni a conferenza. Dov'è che la fate? Non so niente, perché guarda, mi sono messa in contatto, ho finito il lavoro scolastico, sicché sono qua, diciamo, un po' libera e vi stavo... Vabbè, ne prendo l'occasione per dirti quando la faccio. Ecco, tu dillo per radio. Adesso, lo dico subito. Ecco, va bene. Ciao. Spero di non averti messo giù, Sarfuglia. Pronto? Claudio? Sì? Ascolta, la risposta di seconda domanda non era molto... io intendevo... Per esempio, in questo secolo che viviamo, no?
Sì. La vostra funzione verso la politica in senso che voi come vedete la situazione? Capisci? Sì, la situazione non generale? Sì, una parte state facendo capire alla gente che tutte le religioni sono le cose, come si dice, assurde, no? Sì. Una parte di vostra lotta. D'altro lato non è che tutto, non è tutte le cose, voglio dire che per esempio in una società come Italia, come Francia. Sì, noi non ci intruppiamo. Pronto? Noi non ci coinvolgiamo. Pronto, mi senti? Sì. Noi non ci coinvolgiamo su questo, cioè ciò che fa lo Stato per noi non ci interessa. Ah, voi solo avete il compito di lottare con religione? Costruire il paganesimo, ma ciò che, se lo Stato fa una legge, noi dobbiamo rispettare quella legge. Dopo magari se non ci va bene chiediamo di cambiarla. Legge in che senso? Non so, pagate le tasse, oppure andate a votare, oppure rispettate questo divieto. Allora non vedete questa disuguaglianza fra le fasce? Certo, certo che lo vediamo. E vogliamo cambiarla questa? Allora è una lotta politica, non è che no, siete indifferenti. Per noi è religiosa questa. Ascolta. Sì? Io riesco a sentirti a radio, no? Non c'è bisogno di cosa. Cosa? Se parli a microfono sento meglio. Sì, va bene, d'accordo. Sì. Ascolta. Mi senti? Sì, ti sento io. Tu mi senti? Il tuo microfono è chiuso, eh? No, adesso è aperto, dai. Adesso sì. Volevo dire, non è che siete indifferenti verso... verso la situazione che c'è adesso? No, non siamo indifferenti. Non siamo indifferenti. Perché prima ho capito solo avete il compito di combattere la religione. Va bene, ti do due risposte per radio, ok? Sì. Adesso devo anche chiudere, grazie. Ciao intanto. Intanto non prendo più telefonate perché qui c'è Mario e chiaramente Mario ha il diritto di entrare in trasmissione. Do due risposte velocissime. Il problema è questo: se c'è la fame nel mondo, noi non andiamo a portare il pane, cerchiamo di capire quali sono le ragioni e modificare le ragioni. E questo è il nostro compito. Comunque, nella prossima trasmissione, fra le 19 e le 20, sarò più preciso. Io mi devo togliere da qua. Prima di togliermi da qua, vi dico questo. Noi facciamo una conferenza qui in radio, a Radio Gamma 5, via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova, il giorno 26 giugno 1998, venerdì 26 giugno, alle ore 20:30, sala Radio Gamma 5, via Belzoni 9, dal titolo Trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista e in stregoneria. Ripeto, conferenza dibattito. Il giorno 26 giugno 1998 a Radio Gamma 5, via Belzoni 9, Cadoneghe, sul tema trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista e in stregoneria. Vi aspetto chiunque vuol venire. Io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesano 8, Marghera. Il numero di telefono mi trovate sull'elenco telefonico come Claudio Simeoni, via dei Vignoli 4, Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ringrazio per avermi ascoltato, ci sentiamo alle ore 19. E per quanto riguarda il discorso sulla politica, te lo faccio come introduzione alle ore 19. Grazie per l'ascolto e a risentirci alle ore 19, fra 19 e 20 sono con trasmissione. Grazie e arrivederci.